Buongiorno Sindaco, oggi primo incontro, anzi un prosieguo di incontri per il piano strategico. Sì, ci sono stati già vari incontri, oggi forse è stato l'incontro decisivo per il piano strategico con il direttore generale Cozzolino. Ritengo che è una cosa molto importante sia per il comune ma anche per la città metropolitana, quindi sia un inizio di collaborazione tra le parti che possa portare i frutti sperati a tutti i cittadini della provincia. Ecco, è stata scelta una metodologia che prevede che i sindaci possano fare direttamente dei progetti. Voi che vivete direttamente il territorio, avete il contatto diretto con i cittadini, avete già qualche idea? Sì, noi abbiamo già un'idea, abbiamo l'idea di fare un intervento molto importante nella zona di Piedimonte, zona centrale davanti alla chiesa. Vogliamo rifare la piazza con il parcheggio sottostante, visto che noi a Ischia, in particolare a Barano d'Ischia, quella zona abbiamo vari problemi con l'intasamento di macchine e parcheggi. Noi è una zona commerciale molto importante, quindi vogliamo sfruttare questa occasione per riuscire a risolvere questo problema definitivamente. Ecco, Sindaco, in questi ultimi anni, dalla nascita della città metropolitana, c'è stata una scarsa partecipazione dei sindaci all'attività della città metropolitana. Pensa che il piano strategico, questa nuova organizzazione, possa contribuire a riprendere un contatto, ad avere nuove collaborazioni? Io penso che lei ha detto bene perché negli ultimi anni noi abbiamo avuto questo distacco tra l'ex provincia, prima si chiamava provincia, adesso città metropolitana, con l'isola noi l'abbiamo vissuto in particolare e adesso c'è questo avvicinamento. Certamente il fatto di far scegliere i sindaci e i comuni gli interventi da fare, perché noi siamo sul territorio, quindi possiamo sicuramente capire meglio le esigenze del territorio. Penso che un fatto importante è un rilancio di un rapporto che si è creato, si deve creare di nuovo tra la città metropolitana e i comuni.